Giudico positivamente la dichiarazione da parte del Consiglio dei Ministri dello stato di emergenza sulle migrazioni. È giusto che il Ministero dell'Interno e le istituzioni possano avere poteri speciali per affrontare e gestire un fenomeno complesso, destinato a non esaurirsi nel breve periodo e che sta mettendo a dura prova alcune regioni del sud come la nostra. Lo afferma il Presidente della Regione Occhiuto. Dopo la tragedia di Steccato di Cutro, dice Occhiuto, ho avuto modo di confrontarmi con i ministri competenti, a partire dalla titolare dell'interno Piantedosi, in merito alle difficoltà oggettive che riscontrano i comuni calabresi, meta di migliaia di arrivi irregolari. Penso al caso più eclatante, quello di Roccella Ionica, comune in prima linea nell'accoglienza di flussi migratori di enormi dimensioni. Lo stato di emergenza consentirà a tutte le strutture dello Stato di velocizzare l'iter di alcune procedure necessarie per avere a disposizione gli strumenti indispensabili per garantire sempre in modo strutturale la prima accoglienza per i migranti che arrivano nel nostro Paese, e dunque nella nostra regione. Sono innamorato del mare della Calabria. Oggi è la giornata del mare e della cultura marinara. Da quando sono presidente della regione non mi sono risparmiato per bloccare gli sversamenti illeciti, riqualificare gli impianti di depurazione e strutturare un modello per monitorare lo stato delle acque marine calabresi. Ma ancora non basta e serve che tutti agiscano per il bene della natura e del nostro territorio. Chi ama la Calabria e chi ama il mare non lo inquina, piuttosto lo tutela e lo protegge. Così in un post sul suo profilo Facebook il presidente della regione Occhiuto. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza la presa d'atto della conclusione del negoziato per l'approvazione del programma regionale Calabria FESR-FSE 2021-2027. È un bene che oggi sia stata approvata la nuova programmazione dei fondi comunitari 2021-2027. È una grande cifra, 3 miliardi, però ho sottolineato nel mio intervento che purtroppo sulla vecchia programmazione 14-20 ci sono delle difficoltà per mettere a terra i finanziamenti e rischiamo entro il 31-12 del 2023 che se questi finanziamenti, cioè se questi non vengono, diciamo, redatti dai bandi, si rischiano di perdere ben 776 milioni. E la Calabria non può permettersi di perdere fondi comunitari perché dobbiamo dimostrare che non siamo sempre l'ultima regione per la spesa nei fondi comunitari. Quindi oggi ho, diciamo, sollecitato sia i consiglieri di maggioranza sia gli assessori e quindi la giunta tutta attraverso anche il presidente della giunta regionale Roberto Occhiuto a fare di più e ad incalzare i direttori generali a, diciamo, a smuovere qualcosa nei dipartimenti perché non possiamo permetterci con un bilancio regionale che è già ingessato del 70% e il 30% che, diciamo, si rivolge alla spesa corrente di perdere anche solo un euro di fondi comunitari. Ho fatto di più, ho proposto pubblicamente che si possa, diciamo, istituire, come già stanno facendo altre regioni, una commissione speciale ad hoc che non comporterebbe degli oneri di spesa per appunto monitorare lo stato d'avanzamento non solo del PNRR, così come sta facendo anche per esempio la Regione Lombardia, ma anche della spesa dei fondi comunitari, della programmazione del POR, del Fondo Sociale Europeo e del FESR. Ha affascinato visita ufficiale questa mattina della Presidente della Repubblica del Kosovo, Sua Eccellenza Vjosa Osmani Sadriu, che presiderà l'antico rito delle vaglie per poi spostarsi nella vicina Civita. La visita della Presidente della Repubblica del Kosovo è inserita nel più ampio contesto di tutela e rilancio del patrimonio linguistico, storico e culturale della comunità Arbresh. Gli Arbresh sono una colonna dell'identità di tutto il nostro popolo. Hanno giocato un ruolo importantissimo nel mantenimento della cultura, della lingua e della nostra identità albanese. E siamo qui appunto per rafforzare questo sentimento di appartenenza. Avremmo intenzione di ospitare gli Arbresh in Kosovo per cercare di sviluppare dei protocolli per i rapporti tra le nostre istituzioni. Oggi tra l'altro è il martedì delle valli, il martedì Pashquet, come diciamo noi, che diciamo, simboleggia la vittoria di Skanderbeg sui turchi, quindi un'idea di libertà, di identità che noi da 600 anni rinnoviamo ed è quindi un onore ricevere qui il Presidente del Kosovo. Tra le altre cose oggi verrà intitolata anche una piazza qui a Frascineto che chiaramente si chiamerà Sheshi Kosovet, Piazza del Kosovo. Presenti anche i giovani studenti universitari del Kosovo che studiano in Svizzera. Per noi studenti, che siamo la seconda generazione, è molto importante conoscere la storia degli Arbresh.
in modo tale da poter studiare da loro come mantenere la cultura e la lingua viva pur vivendo in Svizzera. Per un esempio, donna è un modello molto importante perché dà un po' un coraggio interno e dire sì, se lei ce l'ha fatta ce la posso fare anch'io. Quindi è molto importante, incoraggiante. Il premio Giorgio Castriota Skanderberg, una spilla di onorificenza in oro raffigurante l'eroe albanese, l'aquila bicipite rappresentata sulla bandiera albanese. La rosetta è stata realizzata dal maestro orafo di Frascinetto Simone Gioia. Poi visita al Museo delle Icone della Tradizione Bizantina e alla Biblioteca Internazionale Bellusci.